Allora, licenza, nel concetto di licenza, cioè ancora prima di andare sulle parole Creative Commons, cioè nel concetto di licenza, se ci fate caso, c'è la radice latina licere, cioè autorizzare, dare un permesso, no? Quindi tutte le volte che c'è una licenza, dobbiamo ricordarci che c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro di fare cose, di fare qualcosa. Quindi ecco perché è un controsenso pensare che mettere una licenza Creative Commons sia una forma di tutela maggiore. Perché nel momento in cui io metto una licenza poi di quel tipo lì, che è una licenza classificata come licenza open, licenza libera, vuol dire che io sto dicendo ad un numero indeterminato di soggetti, cioè tutti coloro che arrivano sulla mia pagina web o sul mio, che ne so, repository dove ho messo i brani musicali e vedono questa licenza, sto automaticamente dando loro dei permessi, delle libertà. E trattandosi di licenza Creative Commons, e ripeto, scusatemi, questo lo fanno anche le licenze cosiddette proprietarie, che sono ad esempio la licenza di Windows, quando comprate un computer, entrate in un negozio, portate a casa il computer, vi accorgete che al primo avvio vi fanno accettare una licenza, no? Anche quella è una licenza che vi dà delle autorizzazioni, però quella è una licenza proprietaria e in effetti, quella è una licenza che aggiunge, cioè utilizza lo strumento dell'autorizzazione per comunque aggiungere delle restrizioni. Sembra un controsenso anche questo, però il meccanismo è esattamente quello. Il fornitore di un software ti permette, quindi ti autorizza ad utilizzare il suo software, il suo sistema operativo in questo caso, a condizione che tu rispetti una serie di vincoli che lui ti sta aggiungendo all'interno del contratto di licenza. Le licenze open, le licenze Creative Commons e licenze ad esempio open source nel mondo del software funzionano in un meccanismo ancora più libero. Per cui, essendo licenze cosiddette pubbliche, non sono rivolte ad un unico soggetto, non sono Tizio, titolare dei diritti, autorizza Caio, utilizzatore, ma sono Tizio, autorizza tutti gli utilizzatori possibili e immaginabili di quell'opera che arrivano sul sito o arrivano sul repository, sul brano musicale che si trova magari su un CD, su un DVD, perché c'è ancora la distribuzione attraverso supporti fisici. E quindi legge la licenza e leggendo questa licenza capisce che può farne alcuni usi. Ovviamente nel leggere la licenza si accorge che ci sono anche delle restrizioni, però essendo le licenze Creative Commons delle licenze comunque classificate come licenze open, le restrizioni sono sempre molto in secondo piano rispetto alle libertà che ci stanno dando, che ci sta dando il titolare dei diritti. Quindi mettere una licenza Creative Commons, anche se vado a scegliere la più restrittiva, cioè la attribution non commercial no derivatives, cioè quella che ha due clausole negative, che è la più restrittiva delle sei, però comunque se la andate a leggere è una licenza che dà tante libertà. E quindi pensare che aver messo quella licenza ci dà una tutela in più è molto ingenuo, è molto pericoloso anche, perché appunto l'autore che fa questa scelta pensando di tutelarsi di più è come appunto un vegano che va a mangiare a Firenze, in un locale che fanno la Fiorentina e si trova il pezzo di manzo che viene tranciato lì dal vivo, no? E poi rimane sconvolto, dice: "Ah, ma dove mi avete portato?" Ma in realtà è lui che c'è entrato. Ok, scusate la metafora un po' forte, però era per far capire, cioè, difficile prendersela poi per una scelta che abbiamo fatto noi. E invece purtroppo ho l'impressione che ancora molti autori cadano in questo equivoco. Lo vedo perché io faccio lezioni a, non so, io adesso insegno a una facoltà di design, però a fotografi, ai musicisti, agli scrittori, ai blogger. Ah, ho tutelato le mie canzoni con una Creative Commons CC BY SA. Io dico, bene, la CC BY SA, che è praticamente una delle più libere, che è quella che utilizza Wikipedia per intenderci, è una licenza che ti chiede solamente come clausole, come condizioni da rispettare, il fatto di citare l'autore secondo le indicazioni che lui vi ha fornito, cioè non so, il link al suo sito, e eventualmente nel caso di realizzazione di opere derivate, applicare la stessa licenza anche alle opere derivate. Però le opere derivate tu gliele hai concesse, cioè l'autore ha concesso la libertà di fare opere derivate, quindi vuol dire che tu stai automaticamente autorizzando a fare un remix, a utilizzare il tuo brano musicale come sottofondo di un video e via dicendo. Ok? Quindi questo è un po' il contesto. Se non capiamo questo meccanismo, ripeto, torneremo in questo loop inutile dell'utilizzare le Creative Commons per quello che in realtà non sono nate per tutelare le opere, anche se c'è quella clausola che si chiama attribution, ma non è l'aggiungere quella clausola in una licenza che ci tutela di più, perché
Perché in realtà, soprattutto noi che siamo italiani, abbiamo un diritto d'autore e non un copyright all'americana. Anche se non diciamo nulla, anche se non mettiamo una licenza e rilasciamo e mettiamo su un sito web il nostro brano musicale o su YouTube o dove volete, senza indicare nulla, il fatto che ci sia comunque un copyright by default ci tutela. Il fatto che appunto l'autore sia comunque, cioè, scusate, l'utilizzatore sia comunque obbligato a citare l'autore nel momento in cui riutilizza o diffonde il brano, perché è una norma di legge che lo prevede, cioè, noi abbiamo addirittura un diritto morale, no? Articolo 20 della legge sul diritto d'autore prevede che l'autore abbia sempre la facoltà di richiedere che gli venga attribuita la paternità della sua opera, addirittura anche se si è firmato come anonimo o pseudonimo, quindi cioè, non è l'aggiungere un attribution sotto forma di licenza. Che dà una tutela in più. Sì, l'attribution specifica maggiormente che io voglio essere citato invece che col mio nome e cognome, ma con il mio pseudonimo e il sito web aliprandi.org, così la gente riesce ad arrivare a me. Ecco, sì, questa è l'unica cosa che aggiunge. Però capite che nello stesso tempo, avendo aggiunto anche questa piccola restrizione, nello stesso tempo avete liberato una serie di utilizzi molto molto ampi.